La mobilitazione a difesa del punto nascita di Termoli coinvolge cittadini, amministratori, comitati e associazioni. Interventi e proposte non solo per protestare rispetto all'ennesimo taglio di servizi sanitari in Basso Molise, ma occasioni di incontro per individuare possibili soluzioni. Così Nicola Felice, presidente del Comitato San Timoteo, rispetto alla strada del ricorso. È giusto che vengano fatte, però noi, vista l'esperienza anche del passato, abbiamo avuto Larino, abbiamo avuto Venafro e abbiamo avuto dei risultati che, pur essendoci state delle sentenze sia della magistratura amministrativa che quella ordinaria, ben poco è stato fatto. Il risultato è stato di chiudere quello. Felice ha poi indicato due possibili strade da seguire. Come lo stesso decreto Giustini rilancia, è quello che immediatamente si potrebbe trovare un accordo con la vicina regione Abruzzo, in maniera tale che si possa avere un unico coordinamento, utilizzando anche i professionisti attualmente che stanno sull'ospedale di Vasto, anche per il punto di Termoli. Questo che cosa consentirà? Prima, di non far viaggiare i partorienti, ma bensì benissimo possono essere i professionisti a viaggiare, anche perché la struttura è validissima, il punto nascita è validissimo. Questo dimostrerà da subito che tutta la potenzialità di questo territorio. L'altro aspetto riguarda il patto della salute. Ora, le regioni e i comuni si sono resi conto delle criticità che ci stanno, quindi è il momento in cui noi del Molise chiediamo effettivamente ciò che non è stato fatto, la modifica, cioè nell'ambito del nuovo decreto che dovrà accompagnare poi il Ministero, eccetera, far inserire le deroghe, le modifiche e tutto ciò che necessita per superare queste criticità.